non siamo riusciti a essere quelli che siamo. Forse era quello che era e non siamo riusciti a essere quelli che siamo. Quindi si continua questo tram tram di risultati utili consecutivi, ma non si dà una svolta ed è difficile dire com'è stata la partita, perché è la fotocopia di Capurrano, è la fotocopia delle altre che abbiamo pareggiato in casa prima di questa, quindi c'è poco da dire. Cioè, sono molto amareggiato perché mi aspettavo tanto da questa partita, perché ci poteva dare, forse perché ci tengo in maniera eccezionale, non che i miei compagni non ci tenessero, attenzione, è lungi da me pensare questo, però avevo riservato delle speranze importanti su questa partita, perché ci poteva dare veramente lo slancio in proiezione di quella che poteva essere un quartetto di partite, Carrarese, Gian Erminio, Pro Piacenza prima del Livorno, che ci potesse dare. Vabbè, comunque il calcio è fatto per guardare sempre avanti alla prossima partita, quindi ci tireremo su di morale. Obiettivamente sono un po' amareggiato, perché veramente non che mi aspettassi una prestazione diversa, perché poi alla fine la prestazione tutto sommato, considerando come l'abbiamo preparata e i due giorni di recupero in meno, cioè la partita l'abbiamo fatta. Ovviamente la mia amarezza sta nel fatto del risultato, prettamente il risultato, cioè vincere 1-0 con gol di Masucci al 78esimo e arrivavo qui così, felice, perché avevi fatto secondo me quello che era giusto da fare, vincere una partita difficile, dove hai trovato comunque difficoltà anche nel primo tempo a impostare, comunque un paio di azioni nei primi 5 minuti che potevano portare la partita verso la nostra direzione ci sono stati, Masucci, qualche altra palla di Umberto dentro l'aria. Peccato. Resta l'amarezza proprio veramente del risultato, perché la prestazione, ripeto, l'abbiamo fatta, però è ovvio che rispondere con soltanto la prestazione a questo punto accontenta i poveri. Secondo te perché non riuscire a fare questo slancio? C'è un problema? No, la differenza tra fare una prestazione e vincerla sta nel fatto di fare più gol degli altri. Quindi oppure subirne uno in meno, come la vuoi vedere la vedi. E dico, perché magari se dico farne uno in più parlo male dell'attacco, non è così, che vedi con la Pistoiese avevi il risultato in mano ed hai preso gli stessi gol dell'avversario, quindi l'attacco aveva fatto il suo dovere, per fare un po' un esempio, no? Però obiettivamente ci manca questa continuità dei risultati che abbiamo trovato anche facendo le 4 vittorie di fila. Si dà sempre questa sensazione di poter fare, ma alla fine si fa poco. Cos'è che manca secondo te per fare quel salto? Niente, ci manca, ripeto, sembra retorica, ma fino a quando uno non lo dice, ti manca la consapevolezza. Secondo me la forza di una squadra sta nella consapevolezza dei propri mezzi. Forse noi ancora non capiamo quanto siamo più forti degli altri. Molto probabilmente il fatto di sprecare, non è che essere più forti degli altri significa che abbiamo più energie degli altri, le energie le hai uguali, ok? Anzi, il fatto è che gli altri magari le energie le sfruttano in maniera positiva, e quindi facendo anche quelle 3-4 ripartenze che concediamo, perché comunque durante una gara è difficile non concedere nulla, noi siamo anzi bravi a non concedere nulla, però le 3-4 ripartenze che poi vedi il palo, che poi acquisiscono valore nel pareggio, ok? Perché giustamente il pareggio è quello che il risultato che ovviamente anche con la col Gavorrano alla fine era wow, ok? Però detto questo, il discorso relativo al fatto di non tra vincere o non vincere una partita, ti manca quella costanza nel fare magari il gol in più degli avversari nel momento più importante della partita, solo quello. Posso?